Oggi facciamo una deliziosa marmellata di more fatta in casa. È semplicissima da preparare ed è buonissima. Vi consiglio di prepararla in quantità in modo da conservarla per l'inverno. Inoltre, questa ricetta ha il vantaggio di essere molto economica perché le more sono selvatiche, è tutto un regalo dalla natura. Per prima cosa dobbiamo ovviamente raccogliere le nostre more selvatiche. Una volta che abbiamo finito di raccogliere le more, le dobbiamo lavare in modo accurato, le mettiamo all'interno di uno scolapasta e le laviamo bene bene e dopodiché le pesiamo. In questo caso vado a utilizzare 1 kg di more. Per ogni chilo di frutta andremo ad aggiungere la metà di zucchero, quindi 500 g di zucchero semolato. Aggiungiamo anche il succo di un limone bello grande oppure di 2 limoni piccoli. Mescoliamo bene. Copriamo e portiamo la pentola sul fuoco. Facciamo cuocere a fiamma vivace per circa 10 minuti, avendo cura di mescolare di tanto in tanto. Una volta che le more si saranno spappolate e avranno perso parecchia acqua, andremo a frullare tutto quanto con del frullatore a immersione. Ora dobbiamo filtrare questo frullato in modo da eliminare i semi delle more. Per fare questo utilizzeremo un passaverdure, è semplicissimo. Ecco qua, ho separato i semi dalla polpa delle more e adesso possiamo proseguire con la ricetta. Però mi raccomando, non buttate i semi perché li utilizzeremo per fare un'altra cosa buonissima che vi farò vedere a breve la ricetta. Riportiamo sul fuoco la nostra pentola e continuiamo a cuocere per altri 20 minuti circa, mescolando spesso. Fate sempre la prova del piattino per sapere quando è pronta la marmellata. Prendete un piattino che avete messo in freezer, fate cadere un goccino e lo capovolgete. Se la goccia di marmellata scende veloce, dovete continuare con la cottura. Se scende lentamente, è pronta. Ovviamente la densità della marmellata la scegliete voi, la potete fare un pochino più densa, più cremosa o un po' più liquidina. Marmellata pronta, non dobbiamo fare altro che invasarla mentre è ancora calda nei nostri barattoli di vetro che prima abbiamo sterilizzato. Chiudiamo immediatamente i barattoli e li capovolgiamo. Ed ecco qua, questo è il risultato finale, una marmellata di more spettacolare, ragazzi. Possiamo usare questa marmellata per farcire delle torte, per fare delle crostate, per farcire dei biscotti, ma anche semplicemente possiamo gustarla con una fetta di pane, un po' di ricotta e via. Oppure un po' di burro al posto della ricotta che ci sta benissimo. Spero che la ricetta della mia marmellata di more vi sia piaciuta, che la fate, se la fate mi raccomando lasciate un commento qua oppure sul sito. Vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate tanti mi piace e condividetelo. Grazie e ci rivediamo prestissimo sempre qua su Ricette di Gabri.